Adesso Valditara, se tu ci ascolti, cerco di capire se è qualcosa di improprio, di alterato, di esagerato, di fanatico, che quello che quelli che giustificano il Fatto Quotidiano, per esempio, dice che hanno fatto male a sospenderlo e a licenziarla. Cioè delle misure. Ora è chiaro che occorre una proporzione nella sanzione rispetto al fatto, ma se il fatto poi non c'è, la sanzione è senza senso e comunque potrebbe essere esagerata. Allora vediamo perché questa ragazza è fanatica. Non sembra, sembra normale. Assolutamente, normalissimo. No, poi tra l'altro ha una motivazione. Siamo a Rosei e per Pasqua, quindi l'episodio risale invece a Natale, A 22 Natale, sì, dicembre. subito dopo le vacanze, sono stata convocata dalla dirigente e mi ha detto che appunto c'erano state le due mamme che non avevano gradito la cosa, per cui Cosa non gradiva? Cos'è la cosa che non la cosa che non gradiva? gradiva era che io avessi fatto questi, avessi fatto recitare un Padre Nostro e un'Ave Maria con l'esecuzione di questo È un braccialetto. film da questo. No, è molto più semplice, c'ha delle perline, questo l'ho preso proprio a E questo avveniva misura, per Natale. eccetera. Avveniva a Natale, quindi appunto, mi ha chiesto per favore di chiedere le mie scuse davanti a tutti i genitori, per cui è stata fatta questa riunione con i genitori. E nonostante le scuse, la cosa è continuata lo stesso, perché io pensavo che almeno con le scuse la cosa fosse Ma le finita scuse così. erano un errore, perché in realtà uno deve insegnare le preghiere, non nell'ora di religione, deve insegnarle perché l'Ave Maria è pura poesia. Il Padre Nostro indica una protezione, anche la preghiera funebre, l'eterno riposo, risale addirittura dalle fonti classiche, uno pensa ai sepolcri. Poi come fai a spiegare Dante, il cui ultimo canto del Paradiso, Carlo Valditara, è una preghiera alla Vergine, è una preghiera di San Bernardo. Quindi per introdurre la preghiera di Dante devi comunque conoscere l'Ave Maria. Quindi è chiaro che il patrimonio nostro, il patrimonio culturale, è pieno di riferimenti al mondo cristiano. E l'Ave Maria e le preghiere sono dei corollari di una civiltà che ha Dante, Simone Martini, Giotto, Masaccio, questi affreschi. Non è che l'Ave Maria cade dal nulla come Certo. un'imposizione dogmatica di catechismo. È un modo per educare a una disciplina, a Anche una conoscenza. educazione, Poi il certo. provvedimento, l'ufficio provvedimenti disciplinari verifica che ci siano state violazioni e le inquadra nel regolamento con le relative pene. È un procedimento garantista. Non è garantista affatto, ma soprattutto il tono di questa risposta è talmente frigido, è talmente privo di ogni vita, è talmente burocratico che di per sé fa pensare che sia responsabile Feliziani e deve essere sanzionato. Quindi lei ha parlato nel modo accorato, mi dice una cosa semplice che non prevede nulla di stravagante, nulla, non è un capriccio, non è una setta, non è un avvio, non è che li ha indotti a fare qualcosa contro la loro condizione di studenti in una scuola cristiana, comunque sia, e Valditara dovrebbe saperlo. E quindi siccome Valditara mi scrive dopo che gli ho mandato questi appunti e mi dice: ho letto e gli ho mandato quello che ho detto, ma i fatti sono ben diversi. Quindi i fatti sono ben diversi perché? Perché ci sono imposizioni ai ragazzi, c'è qualcosa che sia contro la loro volontà, la Certo. preghiera è qualcosa di responsabile, di irresponsabile, e qui non riesco a capirlo, per cui fino a Guardi, io in questa relazione loro hanno fatto addirittura riferimenti anche a delle cose che sono successe l'anno scorso, tipo per esempio che io un giorno ho visto un bambino che si faceva la sigarettina di carta, naturalmente arrotolata. A quel punto ho fatto una piccola lezione sul fumo, perché ho detto bambini, il fumo fa male, quindi come educatore io devo farlo. Logicamente io per rispetto, se ci fossero stati dei bambini di altre religioni, probabilmente avrei fatto altre richieste. Quindi Feliziani ci dovrebbe ascoltare, io manderò questa intervista, queste parole dette dalla maestra Francesca Angeli, che mi sembra un espresso da una persona in perfetto equilibrio in sé e che difende valori che sono quelli che il nostro governo ritiene fondamentali per la formazione dei giovani, che riguardano la civiltà cristiana, non la religione cristiana. La civiltà cristiana nelle preghiere ha un fondamento serio, altrimenti dovremmo impedire le processioni che avvengono per Pasqua, impedire tutti i riti. Essere cristiani non è una colpa, non può essere una colpa, non può essere sanzionato. Caro Feliziani, lei deve essere sanzionato, lei deve smettere di abusare del suo potere. Se poi il ministro ritiene che la sua relazione sia giusta, il ministro ha oggi la testimonianza mia, che sono sottosegretario del suo stesso governo, che questa signora è perfettamente in sé. Questa maestra risponde, molti me l'hanno detto, stai attento, è una fanatica, lei tu stesso me l'hai scritto, caro Valditara. Ma è scritto appunto che ci sono cose ben più gravi. Quali sono le cose ben più gravi? Che uno ha un suo metodo per rendere la religione vicina, per renderla costante, per renderla umana. E le preghiere sono questo, le preghiere sono disciplina, sono riflessione sulla figura di Cristo, così come tutte le celebrazioni della Pasqua e del Natale.
Dobbiamo chiedere al Papa di sospendere le preghiere? Quello che avete fatto, caro Feliziani, è un atto d'arbitrio, di prepotenza. Io sono pronto, fino all'ultimo, anche con un'interrogazione parlamentare dei colleghi che fanno riferimento a me, a cercare di capire come il Ministro può credere a lei e come lei si può rivolgere al Presidente della Regione, che ha giustamente difeso una maestra sarda che ha fatto quello che deve fare. Nulla di più e nulla di meno, perché se avesse fatto di meno avrebbe cercato di essere indifferente, ed essere indifferente è un peccato grave, quello che tocca a lei, caro signor Feliziani, la cui indifferenza è una colpa. Lei deve essere sanzionato. Se poi Valditara vorrà ascoltarmi, guarderà con attenzione quello che è stato scritto e quante menzogne o finzioni o falsificazioni o espressioni di fanatismo. Io, arrivando qua fino all'ultimo momento, ho ricevuto telefonate di persone che mi dicevano: ma stai attento perché potrebbe essere una fanatica. Non mi è sembrata affatto fanatica, mi è sembrata determinata, decisa e convinta. Un insegnante deve essere convinto, deve avere un'idea, quale che sia, fosse anche diversa da quella cristiana, ma deve educare a principi che siano di umanità. E il nostro cristianesimo, certo, è la storia dell'uomo. Altro.